oggi uno spazio dedicato alla cooperazione che in Piemonte ha messo radici da tempo. Racconteremo progetti ed esperienze delle 33 organizzazioni non governative attive nella regione. Daremo voce ai volontari, ma anche a chi ha scelto di lavorare in questo settore. Segnaleremo le iniziative, le raccolte. Milena Boccadoro ha intervistato il presidente del consorzio nato nel 97 per rendere più incisiva la loro azione. Vediamo. Donne nelle cucine di strada è uno dei progetti sostenuti in Burkina Faso dalla cooperazione piemontese, una novantina i paesi del mondo in cui operano le 33 ONG che hanno aderito al consorzio con un obiettivo comune: creare delle reti di collaborazioni fra il nostro territorio e i territori di paesi oggi in via di sviluppo ma in fase crescente di sviluppo e di trasformazione. Grazie alla legge sulla sicurezza alimentare per il Sahel, varata dalla regione nel 97, è in quest'area del mondo che si sono concentrati molti dei progetti, dalle scuole ai parchi, dalle università alle anagrafi, ai comuni, alle associazioni di categoria, 800 i soggetti coinvolti in azioni per migliorare qualità e produzione del cibo. Le risorse agricole ci sono, quello che è importante creare e sviluppare è una situazione in cui i contadini, i produttori sono capaci di gestire le proprie produzioni anche all'interno di un mercato globale che di certo non li favorisce. La cooperazione crea anche lavoro. Le nostre associazioni in questo momento, sono 33 associazioni, danno lavoro a 170 persone. Per ogni persona impiegata in Italia o all'estero ci sono 10 persone volontari che collaborano per gestire queste attività. La cooperazione non è solo un atto solidale e di bontà gratuita, è anche un investimento importante che ha delle ricadute significative non solo nei territori dove andiamo ad operare ma nei nostri stessi territori. La regione negli ultimi 3 anni ha azzerato i fondi, molti progetti proseguono solo grazie al sostegno dell'Europa e di privati. Le segnalazioni: pianeta Africa, l'altra faccia dell'immigrazione, Burkina Faso, Fanta Tiantore. Se ne discute domani alla Bibliomediateca di Via Serao 8 a Torino. Oltre agli autori del documentario, Davide De Michelis e Alessandro Rocca, partecipa Piera Gioda del CISL. Sempre domani a Torino dalle 14.30 al campus Luigi Einaudi, l'incontro su educazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale. Arriva alla quinta edizione la rassegna di